Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video vi faccio vedere questi due kit che avete già visto appunto in altri video, quindi parliamo del nostro amico dentista in un caso e nell'altro del nostro chirurgo. E vedete che in questo caso appunto abbiamo questo kit che era appunto il nostro paziente dal dentista con tutti i denti colorati, e qua abbiamo invece il nostro paziente che era stato messo sotto i ferri, quindi per essere operato. Vedete quello che c'è all'interno della pancia? È veramente incredibile. Ed ecco qua, abbiamo la sala operazioni. Piano, piano, non faccio nulla. Pazienza e sistemeremo tutto. E ora avrà dei denti colorati. Esatto, quello che avrei detto anch'io. Pronti? Via! Vi prometto che non farà male. Ok. Prima di tutto quindi formiamo i nostri denti. Prima di tutto denti rossi. Apra la bocca. Ecco qua. E ora direi che partiamo con dei denti invece gialli. E ora che ne dite dei denti che sono tutti colorati, o meglio bianchi con dei vari colori? E ora guardate qua, persino denti blu. Ed ecco qua, avete visto che per tutti i nostri denti colorati abbiamo avuto anche tempo per qualche dente normale, e naturalmente ora ci serve anche pulire questi denti, ed è per questo che abbiamo il nostro dentifricio e puliamo. Tutto bene? Sì!
Ecco qua, un dente è già caduto. Ups, questo non dovrebbe succedere. E ora sistemiamo le ultime cose. Ci siamo, guardate che dentatura perfetta. Devo dire la verità che questi tre rossi in basso non sono proprio i migliori. Direi che non c'è niente da preoccuparsi, però rimuoverò questi e li faremo di nuovi. E naturalmente avremo l'aiuto dei nostri visitatori. Ecco qua. Quindi, ecco qui, questo è il primo dente che rimuoveremo. Ecco qua. Vediamo ora. Ha fatto questo buco. E ora naturalmente lo riempiamo con la nostra pasta speciale. Questo è molto meglio di quello che avevamo visto prima. E vedete anche qui abbiamo delle varie crepe, delle carie che insomma non mi piacciono per nulla. Ecco qua. Di nuovo riempiamo con la nostra pasta magica, che è decisamente migliore. Ancora un pochino troppo, quindi rimuoviamo quella in eccesso. Ecco qua, decisamente meglio. E poi quest'ultimo. Mi raccomando, fate attenzione. Ecco qui. Utilizziamo ancora la nostra pasta. Ed ecco qui, al lavoro terminato direi che il risultato è molto molto buono. Però devo dire la verità, ho una brutta notizia ancora. I denti gialli devono essere rimossi. No, 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 non si preoccupi, devono essere colorati. Metto... Niente, li rimetto, non si preoccupi. Ecco qua. Terzo. Quarto. Ecco qua. Ora siamo pronti.
Vuole vedere il risultato allo specchio? Ed ecco qua. Il nostro paziente ora è soddisfatto. E vedete, questo è il risultato finale. Togliamo il nostro paziente dalla sala operatoria ed ecco tutti i suoi bellissimi denti colorati. Con il pongo della Play-Doh e con questo risultato fantastico. Ed ecco qua che invece ora cambiamo ambiente e andiamo in sala operatoria. Il nostro paziente è già sotto i ferri e non sta molto bene. Guardate tutto quello che c'è nel suo stomaco. E ora dobbiamo rimuovere quello che è in eccesso. Questo non so nemmeno cosa sia. Ed ecco qua una farfalla. Farfalle nel stomaco. Beh, non dovrebbero esserci veramente, giusto? Un dente. Spero che non sia del nostro paziente che abbiamo appena lasciato. Ed ecco qua. E qui abbiamo una mummia. Ah, come c'è finita lì dentro? Ed ecco un'altra farfalla. C'è qualcosa che non torna. E cos'è questo di nuovo? Una rana. Una. No. E questo è il cuore e il nostro stomaco e l'intestino. Quindi direi che qua siamo a posto. E quindi possiamo finalmente chiudere e suturare, così che possa tornare alla normalità presto. Ecco qua. Ecco qua. Tutti i nostri pazienti ora stanno benone, sono tornati alla normalità. E il nostro paziente con i denti sopraccolorati è veramente soddisfatto. E il nostro paziente invece che è stato sotto i ferri dorme ancora sotto anestesia. Spero che questo video vi sia piaciuto, naturalmente fatemi sapere quello che ne pensate, scrivete nei commenti qui sotto tutto quello che credete abbia funzionato o non funzionato nelle nostre operazioni e naturalmente continuate a seguirci sul nostro canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!